Giovanni Amoroso, sono riprese le attività del Meetup di Diamante. Verso quali argomenti si è rivolta la prima riunione? Ma si è rivolta un po' verso gli ambiti di lavoro degli intervenuti, quindi principalmente cultura, università, ricerca, per quanto riguarda Alessandro Melicchio, che si sta occupando tra l'altro però anche del voto degli italiani all'estero. E per quanto riguarda invece i siti, più che altro bilancio e programmazione, quindi il reperimento dei fondi per appunto dare concretezza al DEF in discussione, quindi la nota di aggiornamento al DEF precedente in preparazione della manovra finanziaria. E poi ovviamente trattandosi di una agora diamante non poteva che soffermarsi sulla questione porto. Sulla questione porto, che cosa si è deciso, di cosa si è discusso? Mi è stato chiesto cosa si era fatto a livello di Ministero delle Infrastrutture a partire dall'11 luglio quando la delegazione calabrese consegnò allo Stato dell'Arte in Calabria tra queste relazioni, appunto quella di Michiti, che riguardava appunto la questione porto. Antoninelli fu portata tutta la documentazione da Diamante, reperita dal Movimento Popolare e da noi come Comitato Diamante, che è stata poi integrata dal Ministero, il quale ha chiesto a sua volta altra documentazione alla Regione Calabria. Ed è stata nominata una commissione di 3 esperti per studiare la materia e verificare la correttezza di tutto l'iter. E ancora rimane comunque una questione aperta. Guarda, il fatto che ci sia stata un'accelerazione negli ultimi tempi da più parti è vista come una pressione anche dall'alto, quindi appunto dal Ministero, quindi molti anche nel recente incontro, nella assemblea del Movimento Popolare, questo sentore si è toccato con mano. Da qui a dire, quando la matassa si sbroglierà e in che direzione prenderà la situazione, non è facile dirlo, anche perché non dimentichiamoci che l'anno prossimo ci sono le elezioni, quindi anche a livello politico, Oliverio e chi attorno a lui potrebbe cercare di trarne vantaggio. Né Diamante, né Movimento Popolare, né noi come Comitato Diamante siamo a disposizione per essere presi in giro per l'ennesima volta, quello che ci deve fare.